the RKO Radio. Buonasera a tutti, siamo ritornati con nuovo appuntamento firmato One More Live e Carlo Chico per RKO, però dall'altra parte del video vedo Gaetano per Club Hub e Antonello per Zinemag. Come state? Ciao Carlo, bene bene, voi? Ciao, tutto a posto. Ok, mi sono anche messo gli occhiali oggi per essere un po' più serio, così ho questa parvenza di serietà rispetto alle altre puntate, anche perché abbiamo un ospite importante oggi, infatti volevo subito salutare Gianfranco Fuso. Ciao Fuso, come stai? Ciao Carlo Chicco, troppo buono davvero, presentazione sempre. Sì, sto bene, diciamo che si può dire che sto bene in questo periodo. Ecco, prima di farti delle domande, io volevo insomma introdurre un po' il nostro ospite della settimana, che potrei definire in qualche modo un artista eclettico, no? Pugliese, perché è sia musicista che produttore, e in verità mi ha sempre stupito il fatto che insomma che il suo lavoro ecco, sia partito dall'hip hop per poi arrivare alla sperimentazione elettronica, e dall'utilizzo di macchine, programmi di progettazione e creazione musicale. Ecco, noi poi ci siamo incrociati spesso e volentieri, e in particolare anche perché vorrei sottolinearlo, perché insomma Fuso ha vinto anche tra le varie cose anche Arezzo Wave con il suo progetto audio video Medians, e poi mi ha sempre colpito, vorrei sottolineare anche questa cosa, perché la sperimentazione non è soltanto nei suoni ma anche nella creazione, credo, vera e propria degli strumenti, delle apparecchiature, e questo non credo sia da tutti. E insomma è un DJ produttore anche insomma noto anche a livello internazionale, e ricordiamo anche, perché noi, remix, no? Midnight in Perfect World, giusto? Sì, DJ Shadow. Tra l'altro hai vinto il contest, e credo che DJ Shadow l'abbia proprio inserito nella compilation. Sì, è stato l'unico italiano, comunque eravamo di tante nazioni, c'erano 13 artisti mondiali e io sono finito diciamo in mezzo a loro 13. È meraviglia, quindi una grande, grande soddisfazione. E, insomma, DJ set live è diverso, non soltanto in Italia ma anche in giro per l'Europa. E adesso che stai combinando, Fuso? Beh, adesso un po' come tutti quanti, diciamo che ci siamo un attimino trasformati, cioè la trasformazione dell'artista, cioè quando ti bloccano all'interno di quattro mura, se o ti lasci andare oppure devi riconvertirti subito in qualcos'altro. Quindi ho iniziato a fare, come un po' tutti, diciamo, questi eventi in streaming. Ho creato due festival dal nulla con tanti artisti, abbiamo avuto artisti anche internazionali, americani, tra cui Kay Swift, sempre proposto da DJ Shadow, è stato un primo maggio incredibile. Quindi diciamo che cerchiamo di utilizzare i mezzi tecnologici per ricompattarci almeno all'interno del digitale, per non perdere quello che la musica, comunque la creatività in generale, fa. Quindi sì, fortunatamente sono uno di quelli che non si è lasciato prendere dal panico e ha trovato subito una via di fuga per poter continuare a fare quello che ha sempre fatto. Immagino. Ecco, prima di chiederti quello che insomma ci farei vedere oggi, non so se Gaetano e Antonello hanno delle domande. Io sì, una. Io so che diciamo hai avuto questo passaggio dal discorso dell'hip hop per poi arrivare a quello dell'elettronica. Fra l'altro una cosa molto contemporanea, nel senso che il metodo con cui hai utilizzato delle nuove device per fare set e produzioni va anche in analogia a quella che è la produzione musicale elettronica nuova, accompagnata per esempio dall'hip hop lo-fi, che è diventato ormai solo base piuttosto che produzioni elettroniche semplicemente con un BPM molto basso, quindi da ascolto come l'ambient, no? In analogia a questo ti chiedevo, ho saputo che tu utilizzi un controller per PlayStation. Sì, sì. Per fare i set. Sì, e non solo. In realtà tutto nasce durante un live fatto con DJ Graf, che è un DJ famosissimo italiano, certo, che in questo periodo sta facendo dei bei progetti per Emergency.
durante questo live riuscì a cablare praticamente il joystick della PlayStation con un iPad tramite Bluetooth, costruì uno script. Io non sono un nerd affermato, però diciamo che grazie alla dimesticazione della musica lo sono un po' diventato, quindi ho creato un piccolo script e sono riuscito a controllare il joystick della PlayStation, controllavo le applicazioni. In realtà lo ammetto, all'inizio era per giocarci veramente, cioè volevo giocare ai giochi con dell'iPad sono un ludico, cioè sono proprio un videogiocatore da sempre, da quando avevo 6 anni, dal Commodore 64, quindi volevo giocarci. Poi mi ero impegnato così tanto che a un certo punto ho detto, ma invece di utilizzarlo su GTA, i vari videogiochi, ma perché non uso il programma che c'avevo di musica, bellissimo, per fare appunto, era un piccolo MPC tascabile all'interno delle pad, è funzionato, ho cambiato un po' lo script e l'ho portato alla serata di Graf. Graf mi ha guardato e ha fatto, ma questa cosa è geniale, è incredibile. Allora, io pensavo di fare, tra virgolette, un po' il nerd di nicchia con questa cosa, invece ho visto che ha avuto abbastanza successo e quindi l'ho proposta. Poi da quel momento in poi è diventato la mia arma, diciamo, da battaglia, anche perché suono praticamente tutto, cassa, rullante, charleston, sample, come se stessi giocando a un videogioco. In più sono in piedi, quindi non ho bisogno di stare dietro i controlli tipo segretario, e ho queste movenze da musicista sul palco che mi fanno ricordare un batterista, un chitarrista, ed mi piace la fisicità sul palco perché capisco che la riesco a trasmettere alle persone, quindi le persone si enfatizzano insieme a me, si crea una bella sinergia. In realtà poi in questo periodo ho spostato, visto che ero diventato così abbastanza ludico, ho incominciato a fare la stessa cosa però con la realtà virtuale. Adesso sto portando avanti un piccolo progettino dove appunto suono all'interno della realtà virtuale, faccio delle cose, faccio visual e musica, quindi sì, cerco sempre di proporre qualcosa di che vada oltre il semplice segretario dietro un laptop, che è una cosa, non dico scontata, ma mi sembra sempre lontana rispetto al classico gruppo che suona sul palco. Sarà che sono un po' vecchietto, quindi ho sempre visto il gruppo in una maniera diversa dal DJ, e quindi ho capito che con Midi Ends che ci potevano essere magari modi alternativi di fare l'elettronica. Di lì la passione nel costruirci strumenti. Prima utilizzavamo il React Table, che è una tecnologia che oggi si utilizza praticamente col Q-Bar, i Q-Bar che utilizziamo. Quel Q-Bar nasceva prima da Reactivision, che è un software che ti permetteva di avere questi codici a barre e suonare una bottiglia, un bicchiere, qualsiasi cosa. Quindi abbiamo iniziato così, e di lì poi chiaramente la tecnologia è andata avanti e noi cercando di capire come poterne approfittare abbiamo portato sempre avanti questo tipo di spettacoli. È una cosa che mi piace molto perché appunto è verso il pubblico, la musica deve andare verso di loro, quindi anche il movimento fisico è meraviglioso. Sei praticamente paragonabile a Brian Eno, che si costruiva da solo i campionatori. Vabbè, io alzo le mani, hai fatto un nome che, però sì, diciamo che nel piccolo, con i mezzi a disposizione, riusciamo ad essere tutti dei piccoli Brianini, se solo volessi. Oggi abbiamo tutto a disposizione, sì, ti ringrazio. Sì, e comunque sia l'intervento di Carlo che quello di Antonello, poi lo vedremo nel live che ha preparato Giancarlo per noi quest'oggi, sia il passaggio dall'hip hop all'elettronica che l'utilizzo appunto del controller. Niente, dato che comunque in ogni puntata introduciamo un argomento, in questa che è l'ottava puntata vorrei un attimo spostare il focus dell'attenzione. Se infatti nelle altre puntate abbiamo rivolto l'attenzione al ruolo che appunto stanno giocando in questo momento riviste, come abbiamo visto la rivista del Cile per i Don Bruno o web radio come i nostri amici di RKO, che hanno addirittura sono andati in onda per 63 ore di seguito, o con programmi come Puglia Sound, Puglia Connection, Zin con le iniziative che sta portando avanti in questi tempi, o noi che stiamo facendo tutta una serie di servizi volti a riorganizzare e a dare maggiore visibilità ai musicisti in questo momento piuttosto che alla realizzazione di eventi. Oggi volevo chiedere proprio a te, Giancarlo, invece dal punto di vista dei musicisti, cosa possono fare loro in questo momento, che è appunto quello che conosciamo tutti. È una bellissima domanda, perché diciamo che almeno tra noi musicisti è la domanda che ci si fa all'inizio, proprio quando ci si vede su Skype o su tutti i social, la prima cosa che gli chiedi è proprio come stai il come stai tra di noi, cioè come stai facendo, come sbarchi il lunario adesso. E come ho detto prima, molti si stanno convertendo, fanno questi streaming su Facebook, Instagram, ovunque possano trovare il loro pubblico, e ovviamente
è una sorta di opera di carità, sia da parte di chi lo fa che da parte di chi si mette lì a seguire il musicista su internet, perché è impegnativo, non è appunto live, è live, farlo da casa mentre sei su uno schermo, l'attenzione, la soglia di attenzione è completamente differente, quindi comunque ci si allontana, non è piacevole, però appunto un effetto placebo che in questo periodo di necessità va benissimo, però appunto non ti dà monetizzazione, cioè come monetizzi, perché la realtà dei fatti è quella, alla fine poi dobbiamo campare da qualche parte. Se non ci aiutano dall'alto, dobbiamo trovare qualcuno dal basso. Quindi ho saputo, stavamo parlando anche prima del fatto che ci sono situazioni dove fanno donazioni, quindi c'è chi chiede donazioni, che è anche, non dico umiliante, però cioè, almeno per l'artista sembra quasi che stai chiedendo l'elemosina a qualcuno, facendo donazioni, invece è un modo realistico per dire ragazzi, cioè io vi offro un servizio, non dico quotidianamente, ma quando posso, se potete restituirmelo in maniera anche... Ed è un modo, però è un modo ovviamente un po' così. In realtà, sperando che le cose da adesso a pochissimo ricomincino a funzionare, sicuramente non con gli assembramenti di una volta, non con le meccaniche di una volta, il modo di... ci sono due scenari che si aprono. O ci sarà uno scenario che tenderà verso l'elite, cioè il fatto che ci saranno locali dove avranno meno persone, quindi sarà tutto, tra virgolette, più elitario per gente che magari, come dicevamo anche prima, avrà, non lo so che cosa, la tessera, il riconoscimento, una serie di fattori che gli danno la possibilità di entrare, di essere tranquillo e sano, e poi chiaramente rispettare gli spazi, eccetera, eccetera, però questo, cioè, avrà un problema economico, perché non saranno gli stessi cachet, saranno cachet, secondo me, che andranno verso l'inflazione, perché a quel punto ci sarà anche una corsa al... Dall'altra parte c'è l'altro scenario che si presume che questa cosa darà vita, farà muovere un po' di più gli artisti locali, visto che il fatto di non poter chiamare, di non poter fare queste transumanze esterne darà la possibilità agli artisti locali di girare di più. Quindi io spero che la conversione velocissima, vabbè, quella momentanea, è quella purtroppo di legarci a internet, non possiamo fare nient'altro, a meno che non facciamo come quel video che ho visto, che un DJ si mette al mercato della frutta a fianco al fruttivendolo e suona, stanno facendo questi esperimenti solo per avere un contatto con la gente, che è strano e comunque è anche un po' ridicolo, però a meno che non fai così, internet è l'unica cosa che abbiamo adesso. Spero che da mo' a breve le cose migliorino e quindi un po' di sostentamento da parte dei locali ci sta, anche perché appunto è questo quello che cerchiamo alla fine, un posto dove poter fare le cose in maniera tra virgolette sicura. Sì. Quindi se potessi darci un feedback comunque anche di ciò di cui abbiamo parlato finora, ci stiamo muovendo nel senso giusto, cioè dare maggiore visibilità ai musicisti, che è quello per adesso ciò che possiamo fare, comunque anche con questa rassegna che, come ho ripetuto già prima, è arrivata all'ottava puntata, è comunque diciamo il giusto percorso da intraprendere. Ma voi siete un esempio perfetto di quello che dicevo, la seconda alternativa, cioè che appunto a un certo punto si incominciano a vedere di più le realtà locali, si incominciano a valorizzare e si cerca anche di essere un po' più uniti e solidali facendo gruppo. Ho visto, non mi ricordo nel programma di chi di voi, comunque c'erano il Dunai che presentava la sua associazione, poi ci state comunque anche voi, siete tante realtà che si stanno unendo, quindi questa cosa è soltanto un bene nel nostro mondo, perché è quello che noi cerchiamo, il contatto, riuscire comunque a far muovere le informazioni, ad essere uniti, far circolare i valori e i messaggi che poi ognuno di noi trasmette, cercando di condividerli insieme. Io volevo aggiungere su questa cosa, insomma, dall'alto dei miei occhiali, volevo aggiungere la cosa interessante dell'esperienza appunto RKO, ma insomma anche con Antonello Gaetano, è il fatto che comunque stiamo riuscendo in qualche modo a creare una rete che non è soltanto Bari provincia, perché la rete si sta espandendo in tutta la Puglia, con tante organizzazioni, associazioni che si occupano di musica a 360 gradi, ma non solo, perché c'è la danza, c'è la fotografia, c'è il teatro e quant'altro. Quindi la cosa bella è quello, ognuno aiuta l'altro, nel senso che ci stiamo spalleggiando a vicenda, ci stiamo sostenendo a vicenda. E poi per aggiungere un'altra cosetta invece sul live, il prossimo step probabilmente sarebbe bello avere dei luoghi molto grandi, lo so che ci costa
siamo costretti ancora a mandare in streaming i DJ set o i concerti, però magari i posti molto grandi dove ci devono essere poche, ci possono stare poche persone, e da lì magari pochi eletti dal vivo, e il resto insomma magari può seguire il live in diretta streaming. Però diciamo, iniziamo a colonizzare alcuni posti, cioè, vediamo un po', come qualcuno ha proposto per esempio il concerto diffuso, ovvero gli artisti diciamo, vengono chiamati a fare più concerti nello stesso posto e quindi dilazionare il pubblico in vari step, però questo andrebbe anche a ritoccare i loro cachet, come si parlava, esatto, si diceva prima, esatto, e quindi bisogna vedere, esatto, se poi sono disponibili a farlo. Vedremo quello che accadrà, aspettiamo fine mese che cosa cambierà, speriamo insomma. Sì, sì, no, volevo aggiungere che hai ragione a fare questa precisazione, cioè che non è una cosa strettamente legata ai musicisti, cioè ha detto bene Carlo che si unisce tutta la, sì, creatività insieme. E io mi sono ritrovato per esempio facendo questo programma che si chiama Sound Therapy, dove porto ospiti di tutti i tipi, tra cui visual art, pittori, fumettisti, breakers, writers, qualsiasi tipo di arte all'interno proprio della creatività stessa, non ci deve essere uno schema. Mi è capitato che un barman col suo locale mi ha detto: guarda, ti prego, mi fai partecipare alla tua trasmissione, faccio un cocktail, lo preparo per le persone. E ha detto: oh, vieni in trasmissione. Questa cosa è piaciuta moltissimo e ho pensato, pensa tu, l'ironia della sorte, mentre prima eravamo noi musicisti a chiedere ai locali di farci suonare, adesso sono loro che chiedono a noi musicisti di fargli fare un cocktail in diretta. Quindi sì, è assolutamente questo scambio, poi probabilmente porterà, perché è chiaro che lui quando è finita la trasmissione ha fatto: Gianfranco, adesso che riprendo il locale sarai il primo a suonare. Cioè significa che ovviamente poi questo scambio ritorna, perché ci si accorge che siamo tutti sulla stessa barca, e tutti, dai fumettisti, ai pittori, ai barman e chiunque altro, se si uniscono e fanno gruppo probabilmente soffrono meno, ma poi quando finirà questa situazione si potranno creare delle cose sicuramente che non inaspettate. Non so chi di voi diceva prima, ha parlato di piccole Woodstock in miniatura dappertutto, però è la supposizione diciamo più veritiera. Guarda, se tutto va poi e torna alla normalità, ci sarà un delirio se tutto dovesse tornare. Mi permetto solo una nota critica. Dice una canzone di un rapper, adesso non ricordo esattamente chi sia, che purtroppo siamo sulla stessa barca solo quando affonda. Quindi io spero che questa esperienza davvero lasci qualcosa dopo, che gli scenari che ci siamo immaginati si attuino tutti quanti nel migliore dei modi, nella maniera più propositiva. Speriamo. Guarda, questo dipende dalla sensibilità dell'essere umano in generale, cioè quanto poi tu riesci davvero a ricordare quel periodo quando tu non stavi, quando la barca stava affondando, se sei sensibile, inevitabilmente poi ridarai e ricambierai. Vero. No, sono ottimista, sono un eterno ottimista. Però quello che dice Antonella è giusto, io anche io lo spero fortemente. E a questo punto vogliamo lasciare spazio alla performance, che dite? Sì, sì, sì. Ricordo come ogni puntata che anche Fuso e i suoi contenuti li potrete trovare sulla nostra piattaforma www.clubhub.com. Io sono anche contento che finalmente riesco a sentire musicisti che voglio ascoltare con facilità, pur perché penso che sia così. E poi lasciamo parlare la musica, che come sempre è la miglior cosa. Io vi ringrazio ragazzi, siete stati bravissimi. Volevo ringraziare, infatti ClubHub è una piattaforma incredibile, gli auguro tanta fortuna, perché è qualcosa che davvero serviva e serve appunto, come diciamo prima, per le connessioni che sono importanti. In questo 17 c'è un po' di tutto, c'è lo-fi, elettronico, ho mischiato un po' le carte in regola, sono tutti remix, a volte ci sono remix, sono tutte basi, voglio dire, sono tutte basi inedite, tranne la fine che è un pezzo che a sorpresa sentirete di un artista che amo moltissimo, l'ho messo solo come omaggio per fare la chiusura della selezione, l'unico pezzo, tutto il resto sono tutti inediti, prodotti da me e noi, dipende da chi c'è dentro. Vi ringrazio davvero ragazzi, buon ascolto. Grazie a te Fuso, io ovviamente ringrazio sia Antonello che Gaetano, noi ci godiamo appunto la performance di Fuso, grazie a tutti. Grazie a te Carlo. Grazie. Ciao a tutti, io sono Fuso e ringrazio Gaetano di ClubHub per avermi portato qui a One More Live. Questo è il mio controller con cui controllerò tutto e farò anche dei suoni.
Che dire, buon ascolto. With them, nigga, I pop more guns than you holding them. Make my route while the sun's out and scold your men. Unload 10 in broad daylight, get right, fuck your life. Hop on my 98 dirt bike, you try to stop moms from growing. I make your blood stop flowing. Take affirmative action to any ass if he asking. Now here come the Mac 10. Use a dick blower, trying to speak the done language. What the drill is that though? It ain't banging. You hooked on Marv Phonics, infamous Bonics. Lying to the pop dog like you got it. You ain't no wildin' out. For the night, fist thrower, rusty shank holder, we lit this shit. What did I say? We lit the club shit. You deserve to run. Drugs in your eardrum, the raw uncut. Have a nigga OD, cause it's never enough. It's the what did I say? In the club shit. You deserve to run. Drugs
in your eardrum, the raw uncut. Have a nigga OD, cause it's never yo, enough. Yo, the P-Rock, 40-inch cables, drinking white label. My chain hang down on my dick, my piece bang glass tables. Diamonds and guns before the fame, Duke, a nigga like me, Hotex. Are you the same too, going through the emotions? A gun holding, long shotguns down my pants leg living. Killer, be you still living? Even my pops too, he taught me how to shoot when I was 7. I used to bust shots crazy, I couldn't even look because the loud sound used to scare me. I love my pops for that, I love my nigga, he black. I take the life of anybody trying to change what's left. And through all of that, a nigga ain't scared to death. All y'all brand new niggas just scared to death. I spent too many nights sniffing coke, getting right, wasting my life, now I'm trying to make things right. Grand open some gates, invest in the rag business, do things for the kids, build a jungle gym behind the crib so they can enjoy youth. CPRs and VCRs, ATVs and big screen TVs. Nigga, please, don't make me have to risk my freedom. We worked our whole life for this, to get your shit beating. Why did I say this is the real shit, shit, shit. Sedative. Have you out in drugs in your eardrum, the raw uncut. Why did I say this? I'm in the club, shit, have you sedative. Drugs in your eardrum, the raw uncut. Have a nigga OD, cause it's never enough. It's the world. Why did I say? In the club shit, have you out there? Drugs in your eardrum, the raw uncut. Have a nigga OD, cause it's never yo, enough. Yo, the now, freeze. Now, freeze. Now freeze. Now freeze. Now freeze. Sippin' my mo, sippin' it slow, them pretty bitches saying hello. Anyway, go
best. You know this ain't a game to us. You strange to us. That's when we getting dangerous. Come on. This is serious. We could make you delirious. You should have a healthy fear of us. Cause too much of us is dangerous. Come on. So dangerous. We so dangerous. My flip phone squad is dangerous. So dangerous. We so dangerous. My whole entire unit is dangerous. Hold your breath. We swinging it from right to left. With the wide left, niggas should be hot. Staying alive, you're the only risk gonna survive. Holding my heat under my seat, whipping the fly. Baseline, all of my people on the ground. Give me your pound, all of my niggas holding me down. Betting you up, the new shit, rocking you up, fucking you up, my black hole, sucking you up. Back in the days, a nigga used to be ass out. Now a nigga holding several money market accounts. Blaze the street, and then I would just like to renounce. Feeling my groove, my chicken chicken, making you bounce. Me and my niggas breaking the bread. Stay getting it, we got your niggas holding your head. Afraid of us, you know this ain't the game to us. Too strange to us, that's when we getting dangerous. Come on. This is serious. We could make you delirious. You should have a healthy fear of us. Cause too much of us is dangerous. So dangerous, we so dangerous. A flip mode squad is dangerous. We so dangerous, we so dangerous. My whole entire unit is dangerous. Time, yo. Throw your hands real high, yo. Yeah, get down, yo. Let me see you all, yo. Bust around, split mode, yo. 1998, yo. Get down, yo. Best have a board, yo. We'll be right back.
Television, all I
path not taken by the average man. Black sedan, my way through pitfalls and scams. Let the whole world know about this liquid camp. Programmed to ignite on sight. So now I'm standing in a whole new light. In an area where niggas ain't trying to fight. I feel my jaw get tight. It's like these niggas get pumped up and lick shots at you and yours. Plus the motherfucking cops. We got blocks and blocks of nonstop hustle. 21 black dots. Spot turn and shuffle. Stay alert, little pussy on the side can't hurt. Wear protection from the heat so I don't get burnt. I got no time to be a star. I go straight from the car to the bar and then get pissy. Whenever provoked, I react like Bill Bixby. Incredible heat, X to the Z in the infamous Mob D. Take it to the street, don't waste my time. Trying to disrespect me in your half-ass prime. That ass is mine. Been going down like this since the beginning of time. Eyes may shine, teeth may grit, and all of that shit. And you still want steps, so what's next? All of a sudden, you ain't saying none. You better or buckle yourself, you need to stop front. Eyes may shine, teeth may grit, and all of that shit. And you still want steps, so what's next? All of a sudden, you ain't saying none. You better or buckle yourself, you need to stop front. I love my niggas for that. They strike back, handle business, that's the real estate focus to keep the enemy nearest. Niggas is careless, slipping up, switching up, teams crossing over, they getting stuck. For they cream, running like the skills. It's superb, it got the nerve to get knocked the fuck out and kicked to the curb. That's for you and your whole clique. You roll a dick, more the better. So like a dick bitch, you getting ripped, shitted on. Scuffed off a Mob Deep song, take your thug off. You had it on a bit too long, tuck your chain in. You getting gapped, for your 40 carat slung gold Cuban Sicone, getting ass having. Talk about it, be about it. You ain't been doing this, so don't start. Matter of fact, keep it moving when it's on. Accumulate like kids and cells with advanced cells. Leave us this dead, son, he can't tell. Eyes may shine, teeth may grit, and all of that shit. And you still won't step, so what's next? What's next? All of a sudden, you ain't saying nothing. You better all fuck yourself. Yeah. Eyes may shine, teeth may grit, and all of that shit. And you still won't step, so what's next? What's next? All of a sudden, you ain't saying nothing. You better all fuck yourself. Yo, yo, I send shots to any man that come too close. Niggas get full like a letter to ship. Across coast who go to go against my militant crime militia. Like these street niggas sending missiles to hit ya. Up from the ground up, son, you get the picture. If not, write it down, take a picture. Botanical exotic shit, keep me lifted. Sorry, retarded, you fucking up my high beefing. Don't get me started, too late. I'm already on your ass, beat the fuck out anybody with it. Anybody that grab me, move back, we attack. Like piss, lock the basement, hungry for blood, deranged this. Craziest type of shit you ever seen in your life. Nigga bled to death, stand up, stand. And
river wild, that's friendly as a child to an old man who is retired.
touch for me loose. She touch for me loose. She touch for me loose. Oh Lord. Grit and all of that shit, and you still want steps, so what's next? All of a sudden, you ain't saying nothing. You better off bucking yourself, you need to shout.